Lasciamo da parte per un momento ogni idea preconcetta. Quale forma esso ci mostrerebbe? Quale forma? Una volta hai detto che il problema sta nell'inconsistenza del sole. Sì, sì, l'ho detto, è vero. Dillo con parole tue. Il sole deve stare al centro poiché noi gli giriamo intorno. E allo stesso tempo in un'altra posizione, visto che la nostra distanza da lui varia. Sì, esatto. Ma come può occupare due posizioni in una volta? Due posizioni in una volta. Oh. Aspasio. E poi l'altra qui, mantenendo la stessa proporzione. Bravo, molto bene. Ora lega l'estremità a quella torcia. Aspasio, prova a immaginare che questa sia la Terra e che quelle due fiamme rappresentino le due posizioni estreme del Sole rispetto ad essa, d'inverno ed estate. Beh, che cosa accadrebbe se tutte e due le posizioni fossero i due centri di un medesimo cerchio? Ma non è possibile, padrone. No, aspetta, cosa sappiamo del cerchio? Che il centro del cerchio è sempre alla stessa distanza da ogni punto del perimetro. Esatto. Esatto, e che succede se divido quel centro in due? Ma ciò che mantengo costante è la somma delle loro distanze dal perimetro. Oh, sì, lo so, aspetta, ti faccio vedere, guarda. Se muovo questa asticella lungo la corda, mentre un segmento si ingrandisce, l'altro diventa più piccolo. Quindi la somma dei due è sempre costante, lo vedi, no? Ora pensa se applichiamo questo al movimento della Terra. Quale figura pensi che otterremo? Un'ellisse! Con il sole ad uno dei suoi fuochi. Perché che cos'è il cerchio se non un'ellisse molto speciale i cui fuochi si sono così avvicinati da sembrare uno solo? O forse sto farneticando. Aspasio, voglio dire, perché dovrebbe essere così? Magari non... Cosa ne dici? Potrebbe essere così, padrona. Bene, continueremo domani. Ora va a dormire. Buonanotte, padrona. Buonanotte. E grazie.